Domenica 11 agosto a Tortore Toledo, in provincia di Teramo, si è svolta la cicloturistica Pedalo Storto, organizzata dall'Adriatico Team Mountain Bike in collaborazione con quelli del Perché No. Tre percorsi panoramici con costante vista sul mare, il corto 26, il medio 33 e il lungo 37 km, percorsi a scelta per grado di difficoltà e allenamento tra continui saliscendi e strappi, con l'allestimento di ricchi punti ristoro a Tortoreto Alto, a Cavatassi e all'agriturismo Terra di Ea, con l'assaggio di prodotti tipici del territorio a chilometro zero. Tra i 200 partecipanti da segnalare la presenza dei campioni di motociclismo Teramani Doc, Matteo Ciprietti e Lorenzo Petrarca, unitamente al vice sindaco di Tortore Toledo Francesco Marconi, al delegato allo sport Marino Di Domenico e a padre Christoph Drogos, parroco di Tortoreto, che si è cimentato anche lui in bicicletta dopo aver impartito la edizione prepartenza a tutta la carovana. Via della manifestazione alle ore 9 con oltre 35 gradi sul percorso gara. 5, 4, 3, 2, 1. Antonio Pandolfi dell'Adriatico Team, beh, c'è questa giornata importante, no? Con questi ragazzi che stanno per partire, la partenza è fissata alle ore 9 in punto. Sì, buongiorno a tutti, naturalmente io sono Pandolfi Antonio, come già annunciato, mi occupo della sezione mountain bike dell'Adriatico Team e curiamo questa manifestazione ormai dal secondo anno. Quest'anno siamo in collaborazione con quelli del Perché No, un'altra associazione di Alba Adriatica, quindi con l'intento di unire più associazioni nel coinvolgimento totale sia di Tortoreto che di Alba Adriatica. Mancano ancora dei minuti prima della partenza, come sta procedendo? Procede abbastanza bene, naturalmente con tutte le lentezze e gli equipi del solito, però lo staff e l'equipe è ben posizionato, ben coordinato e quindi ci aspettiamo una bellissima giornata. Abbiamo parlato con uno dei responsabili dell'altro team, quelli del Perché No, ci ha spiegato un po' il percorso, sono tre, adatto un po' a tutti. Sì, sì, adattissimo a tutti. Quest'anno abbiamo inserito un percorso proprio molto cicloturistico, panoramico e cicloturistico, in modo che tutti possano affrontare la mountain bike nelle condizioni migliori possibili. Poi naturalmente ci sono dei percorsi tecnici che verranno affrontati con più delicatezza. Non è la prima volta che organizzate questa, lo scorso anno com'è andata? Lo scorso anno come primo evento abbiamo più o meno avuto un 180 iscritti e più una ventina di cicloamatori. Sono un buon numero. Sì, sì, abbastanza buono, molto buono. Ci aspettiamo qualcosa in più quest'anno, naturalmente nel coinvolgimento delle colline della Mane, che è il circuito presente nella provincia di Teramo. Bene, poi a par da cornice a tutta questa organizzazione, una grande giornata di sole, oggi veramente fa caldo. Sì, 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 anche lo scorso anno è stata una giornata molto calda, non calda come in questo momento, però naturalmente ci sono tantissimi punti di ristoro, ci sono tre punti di ristoro, diversi punti acqua che serviranno naturalmente nelle esigenze di abbeveraggio per i ciclisti. Insomma. E poi degli amici sponsor che hanno comunque collaborato fattivamente alla buona riuscita. Assolutamente sì, parlando sempre di qualcosa che si beve, la maggior parte dei nostri sponsor sono cantine viticole e vitivinicole della zona, insomma. Naturalmente abbiamo coinvolto nella sponsorizzazione solo e esclusivamente aziende locali. Antonio Pandolfi si limiterà ad organizzare oggi o correrà anche lui? No, oggi sono nell'organizzazione, sono in testa al gruppo con un dumb buggy che dopo magari saprà piacere l'occasione di mostrarcelo per guidare un po' il gruppo, per rallentarlo o velocizzarlo nel caso ci fossero qualche esigenza particolare, insomma. Bene, allora, buon divertimento, poi ci rivedremo a conclusione per tirare un po' le somme di questa giornata importante. Assolutamente sì, e speriamo bene che sia una giornata felice per tutti con lo stupendo scenario che il paesaggio ci permette.
Andrea Marcozzi, il vicepresidente del team Perché No. Beh, oggi c'è questa ciclo passeggiata in collaborazione con l'Adriatico Team. Una gran bella giornata di passeggio. Sì, sì, speriamo il sole pure ci dà una mano, una bella giornata di sport. Tutti quanti siamo qui riuniti per questa bella manifestazione. Speriamo che arrivi diciamo molti dei nostri amici che partecipano in gruppo. Ci siamo impegnati parecchio per questa manifestazione, abbiamo dato tutto e finalmente siamo arrivati alla data. Noi siamo pronti, adesso speriamo che ci sia una partecipazione di massa. Ma sicuramente sì, lo speriamo. Il percorso, almeno i percorsi, sono tre se non sbaglio. Sì, i percorsi sono tre, c'è un percorso semplicissimo di 25 km con 500-600 metri di dislivello, alla portata di tutti. Poi c'è un altro percorso di 30 km dove ci sono circa 900 metri di dislivello, 800. E l'ultimo, diciamo, quello un po' più hard, l'abbiamo chiamato hard perché in pratica viene fatta due volte la costa del monte, stiamo sui 35-37 km. Un percorso un po' adatto a tutti. Esatto, abbiamo cercato di accontentare tutti quanti, sia chi magari non ha possibilità di allenarsi, appunto perché una cicloturistica tale deve rimanere, e sia anche le persone che sono capaci di diciamo che hanno una gamba più pronta e vogliono qualcosa di più. Abbiamo mirato appunto a questa scelta perché tutti quanti devono partecipare e devono divertirsi. Non è la prima volta che lo organizzate? No, l'anno scorso è stata la prima edizione del pedalo storto, però i ragazzi dell'Adriatico Team erano solo loro, e quest'anno c'è stata questa collaborazione da parte nostra insieme, mentre invece 3 anni fa noi ad Alba Adriatica abbiamo fatto un'edizione appunto cicloturistica SD, quelli del Perché No di Alba Adriatica. È una ciclopasseggiata, però poi l'organizzazione è tanta. Sì, è una cicloturistica, una ciclopasseggiata, ma porta via diverso tempo, impegno. Perciò ci siamo dati molto da fare. Speriamo che venga apprezzato nonostante tutto questo impegno messo. La partenza è fissata alle ore 9 in punto. Sì, la partenza è fissata alle ore 9, si parte appunto qui dal lungomare sud di Tortoreto presso il Museo del Mare, per poi percorrere tutto quanto il lungomare ad arrivare ad Alba Adriatica, Viale Mazzini, dopodiché si attraversa il centro di Alba, facciamo il cavalcavia, strada statale, e poi andiamo verso dietro la chiesa di Basciani, di Alba Adriatica di Basciani, frazione Basciani, per poi cominciare a salire nella collina di Tortoreto. Il team, quelli del Perché No, insomma, è un team comunque amatoriale. La stagione come procede? Ma noi siamo un gruppo che vediamo molto al divertimento, quindi non è che siamo dei grandi pedalatori. Quindi buone forchette, sì, al limite. Buonissime forchette, noi abbiamo dei giorni con diverse date, pizza e mortadella, oppure la forchetta il mercoledì tappa fissa per chi può che non lavora al mattino o fa i turni. Ecco, badiamo molto più alla forchetta. Vabbè, poi, da veri professionisti della forchetta, però diciamo che quando c'è da pedalare, soprattutto in discesa, siamo abbastanza bravi. Bene, allora buon divertimento, poi ci rivedremo a conclusione per tirare un po' le somme di questa giornata importante. D'accordo, grazie.
Guglielmo De Laurentiis, il presidente dell'Adriatico Team, mancano ancora dei minuti prima della partenza di questa ciclopasseggiata importante. Siamo a Tortoreto 2019, una giornata caldissima, presidente. Una giornata caldissima, ma sicuramente bellissima. È una festa, ogni volta che organizziamo questo genere di eventi noi siamo felici di poter coinvolgere quanto più persone possibili, sportivi e non sportivi, perché per me lo sport è cultura, ma non solo per me, e quindi quando si organizzano simili eventi è sempre un giorno di festa. Se poi il tempo e il bel tempo ci aiuta, e la festa riesce meglio. L'affluenza in queste prime ore, insomma, è buona. Sì, le previsioni sono ottime anche dal punto di vista delle partecipazioni. Lo scorso anno abbiamo sfiorato i 200 partecipanti, essendo la prima edizione. Nella seconda edizione siamo certi di superarli ben oltre. Non dico arrivare a 300, ma siamo fiduciosi oltre i 250 sicuramente. Ma non è importante il numero, è importante che ci si diverta, che si stia bene e che tutto vada per il meglio. E poi c'è questa collaborazione con i ragazzi del team, quelli del Perché No? Certo, è una collaborazione fattiva, infatti siamo riusciti a coinvolgere grazie a loro il Comune dell'Adriatica, tant'è che la prima parte del percorso si svolgerà parte a lungomare Tortoreto, in fondo a lungomare Tortoreto, coinvolgerà il lungomare dell'Adriatica per inerpicarsi sulle colline, la prima parte su Adriatica e poi su Tortoreto, che sono le vere colline teramane bellissime, paesaggistiche con uno scorci stupendi. E quindi a livello paesaggistico oggi staremo veramente bene. L'Adriatico Team come si pone durante tutta quanta la stagione ciclistica? L'Adriatico Team è una polisportiva, in quanto polisportiva ha diversi settori. Per ora sono quattro principali, che sono il podismo, il Nordic Walking, la mountain bike e la bici da strada. Per quello che riguarda la mountain bike e la bici da strada, partecipiamo fattivamente a alcuni eventi che ci sono nel territorio abruzzese e anche marchigiano. Per il Nordic Walking facciamo proprio dei corsi di istruzione e quindi anche delle uscite settimanali, tre volte a settimana. E per quello che riguarda il podismo partecipiamo a molte gare nazionali, internazionali e regionali. Siamo iscritti a dei circuiti, per quello che riguarda la mountain bike alle colline teramane, per quello che riguarda il podismo a Corrimaster e circuito Piceno e Petruzzi. Ci sono anche dei ragazzi, no? Giovani che si avvicinano. Certo, questo è il nostro sogno. Il nostro sogno è poter fare breccia nei ragazzi, avvicinarli a qualsiasi disciplina sportiva, perché lo sport aiuta. E quindi oggi partenza alle ore 9, ci si divertirà, indicativamente si rientrerà quando? A che ora? Mediamente noi pensiamo che verso le 11 e mezza, mezzogiorno, dovrebbe essere rientrati tutti e poi tutti al Vongola Party. Al Vongola Party, quindi sì. Beh, siamo in una località di mare del resto. Il Vongola Party diciamo che può essere il pezzo forte della giornata, perché alla fine dello sforzo fisico, alla fine dell'organizzazione, che sicuramente tutto andrà bene e ci saremo divertiti, che cosa c'è di meglio di gustarsi un piatto di spaghetti alle vongole e un bicchiere di birra? Beh, sicuramente. Io adesso non so se gli atleti che parteciperanno saranno degli ottimi atleti, ma sicuramente delle ottime porchette. Senza dubbio, di questo siamo certi, tant'è che non aspettano altro. Poi ci risentiremo a conclusione per tirare le somme di questa giornata. Grazie mille, sarà un piacere, a più tardi. Cinzia Vagliano, buongiorno. Beh, questa mattina quasi levataccia. Buongiorno, sì, veramente una levataccia. E questo caldo poi che è così afoso, speriamo bene che questo percorso sia abbastanza ombreggiato. Ci piace però partecipare a queste manifestazioni, che è veramente bello, diciamo. Noi come Ruote Grasse partecipiamo molto. È la prima volta? Non credo. Qui a Tortoreto sì, è la prima volta. Però ne abbiamo fatte altre anche a Rieti, a Ascoli Piceno, a Città Reale. E quindi un divertimento, no? In attesa poi a conclusione della spaghettata con le vongole. Certo. Siete qui per questo? Sì, poi si pedala per mangiare. Sicuramente sì. Ci sono tre percorsi, eh? Quale farai? Quello medio.
insomma, sei in forma. Piano piano ci proviamo, dai. A parte, diciamo, queste ciclopasseggiate, ti dedichi anche all'agonismo? No, solo cicloturistiche. Solo divertimento allo stato puro? Solamente per pedalare, per mangiare. Sei sola oggi come donna nel tuo team? No, c'è anche una mia amica qui sempre che partecipiamo insieme, sempre fa parte di Ruote Grasse. Proveremo a intervistarla? Sì. Si concederà all'intervista? Sì, tranquilla, una persona molto socievole. Va bene, allora, buon divertimento e poi ci vedremo davanti a un buon piatto di spaghetti. Grazie, buona giornata. Stefania Stella, Adriatico Team, buongiorno e alla tua seconda esperienza in questa cicloturistica pedalo storto, cosa troveranno gli appassionati di mountain bike pedalando tra le meravigliose colline di Tortoreto e Alba Adriatica? Beh, sicuramente troveranno un'ottima compagnia. Quest'anno ci siamo impegnati veramente tanto per quanto riguarda il percorso, abbiamo creato 3 percorsi bellissimi, uno più bello dell'altro, ci sta l'indecisione proprio per quanto riguarda i nostri paesaggi naturalistici e niente, ottima compagnia. Tanto cibo. Soprattutto tanto cibo, 3 ristori, poi l'ultima spaghettata a tutti sempre in compagnia. Amalia Rizzetto, l'altra ragazza atleta del team Ruote Grasse, beh, allora, com'è? Momentaneamente fa molto caldo, però contentissimi di partire. Grazie pedalo storto. Il percorso? Percorso tentiamo in lungo. Addirittura? Sì, tentiamo in lungo. Quindi la forma è ottima? Diciamo che nonostante il caldo ci proviamo. La tua compagna di squadra invece ha deciso la media? Sì, però sono sicura che quando vede lungo, medio, corto, leva sul lungo. Bene, buon divertimento, ti lascio l'iscrizione. Grazie a voi, grazie. E qui abbiamo Emanuela che nel dietro le quinte dell'organizzazione, tra il bar e il tavolo delle iscrizioni, come stanno procedendo le fasi pre-gara prima della partenza? Tutto bene, i ragazzi li vedo molto carichi, sono pronti ad affrontare una bella salita impegnativa, un bel percorso bello intenso. Quindi allora perché partecipare alla cicloturistica pedalo storto? Perché proprio è un percorso che ti prende anche a livello di gestione. Sì, è un bellissimo percorso. Scenario. Sì, bello, proprio bello. L'abbinamento della cicloturistica alla Sagra della Vongola è stato il valore aggiunto di tutta la manifestazione per la degustazione della pasta party a base di vongola per partecipanti e accompagnatori. Le premiazioni hanno interessato il bikers meno giovane Antonio Tancredi del Velo Club Mosciano, quello più giovane Federico Capriotti della SD Ecologica G, futura promessa del salto in lungo, la società più lontana, la SD Arcetana della provincia di Reggio Emilia e le prime 3 più numerose. La SD Controguerra con 11 partecipanti, Cropoli Cycling Team con 9 partecipanti e Forze Sportive Nereto con 8 partecipanti. Guglielmo De Laurentiis, la giornata si sta concludendo alla grande, all'apice del caldo, all'apice del successo. Pareri positivi per questa seconda edizione già sfondata la barriera dei 200 partecipanti, quindi si guarda alla prossima edizione.
Sì, siamo contenti, lo scorso anno abbiamo sfiorato i 200, quest'anno l'abbiamo superati, all'apice anche del culmine del sole, che sono le 12.30, siamo arrivati quasi tutti, non c'è stato nessun problema dal punto di vista sanitario, nessun problema dal punto di vista tecnico, ovvero nessuno si è perso per strada, che è la cosa più importante, tantomeno si è fatto male, altrettanto importante, quindi che diciamo, che dire, è stato un successo, una festa, siamo felici di aver potuto accontentare tutti e di aver accolto turisti e gente del posto. Molti turisti sono stati soddisfatti e niente, aspettiamo tutti al Pasta Vongola Party Finale alle ore 13, appuntamento alla Sagra della Vongola. E ora il cerchio degli eventi Adriatico Team si chiuderà il 13 ottobre con la corsa podistica di Cavatassi, che è un must, una tradizione di fine stagione. Sì, noi abbiamo iniziato la stagione il 17 luglio con Di Corsa Sotto le Stelle qui sul lungomare Tortoreto, un altro successo, 500 partecipanti alla prima edizione. Poi abbiamo continuato con quella di oggi, la cicloturistica Pedalo Storto, in collaborazione con quelli del Perché No, una preziosissima collaborazione. La nostra stagione sportiva si conclude il 13 ottobre col sesto trofeo Città di Tortorella a Memorial Paolo Giustini. Quest'anno una novità per questo evento, per questioni logistiche non si svolgerà a Cavatassi, ma nel borgo di Tortoreto. Arrivo e partenza nel borgo di Tortoreto, quindi nuovo percorso, nuove emozioni, nuovi paesaggi, ma senza dubbio scorci stupendi. E tutti di corsa a piedi sotto il simbolo di Tortoreto Alto alla Torre dell'Orologio. Sì, hai fatto centro, perché l'arrivo sarà sotto la Torre dell'Orologio, cioè chi arriva avrà la foto con alle spalle la famosa Torre dell'Orologio di Tortoreto Alto. Hai fatto centro, grazie. E con Antonio Pandolfi, per quanto riguarda il settore della mountain bike, che è stato l'elemento caratterizzante di questa cicloturistica, non ci dimentichiamo anche dei ristori che sono stati affollati a Tortoreto Alto, a Cavatassi, alla Terra di Ea. Un giudizio da te, Antonio, per questa seconda edizione che ha sfondato la barriera dei 200 partecipanti. Siamo felicissimi di aver sfondato la barriera dei 200 partecipanti rispetto al scorso anno, qui c'è stato un incremento quasi del 25%. È andato tutto bene, naturalmente la soddisfazione migliore è che nessuno si è fatto male, anche nei percorsi di H sono stati perfettamente controllati, supervisionati e quindi tutti sono tornati alla base e ci permetterà di affrontare il pranzo con molta giovialità. Siamo soddisfatti, ringrazio vivamente di nuovo tutti i miei ragazzi e i ragazzi del Perché No per questo evento, organizzato benissimo, con molta fatica ma benissimo. Nonostante il tempo caldo sono tornati tutti qui soddisfatti, quindi la migliore soddisfazione è di aver ricevuto i complimenti da tutti i partecipanti e spero che il prossimo anno possa essere più ampia la partecipazione. L'appuntamento certamente con la cicloturistica Pedalo Storto sarà per il prossimo anno nel 2020 con la regia dell'Adriatico Team e di quelli del Perché No. Alla prossima!